Ecco. Allora, io mi chiamo Marc Sialom, sono l'autore di un certo numero di libri che quasi tutti da qualche tempo sono stati pubblicati da Artigiland a Roma e specialmente, è per questo che parlo qui, specialmente l'autore di un libro che avevo già scritto nel 18, nel 1918, in francese e che si chiamava Pourquoi e che è stato tradotto per la prima volta uno dei miei libri è stato tradotto in italiano da Paola Brunetta, una persona che ho avuto il piacere di conoscere a Treviso e che ha fatto questa per me, secondo me, ottima traduzione del mio libro Pourquoi in italiano. Era una traduzione abbastanza difficile, vi dirò perché. Una traduzione che abbiamo fatto, che ha fatto da sola, certo, ma mi inviava ogni volta che aveva finito di tradurre un capitolo, mi inviava la traduzione del capitolo. Io sono qui in Francia ad Avignone, lei a Treviso. E ne parlavamo, le facevo una piccola critica, secondo me, ma lei parla molto meglio l'italiano di me, certo, conosco molto meglio la lingua italiana di me, ma ecco, a poco abbiamo riuscito e questa traduzione è stata ancora rivista, riveduta da Silvia Tarquini, che è la direttrice nelle edizioni Artigiland. Dunque, mi pare una buona traduzione e specialmente una traduzione che ha potuto, non sempre, ma spesso, che ha potuto tradurre i giochi di parole che sono frequenti nel mio libro. Per esempio, certi giochi non hanno potuto essere tradotti, come per esempio questo qui. Il personaggio, uno dei personaggi centrali del libro, si chiama Gilles, Giglio, Gilles. Ho voluto che si chiamasse Gilles, perché volevo che questo personaggio fosse insieme un il, cioè la terza persona del singolare, lui, e un je, la prima persona. Je e il fanno Gilles in francese. Dunque è un nome che ha simultaneamente il senso di io e lui, io e lui. Così. E questo gioco di parole era quasi impossibile a tradurre in italiano, non è stato tradotto e dunque ha dato luogo a una nota a piedi pagina. Ma altri giochi di parole hanno potuto essere tradotti. Per esempio, c'è una scena essenziale nel libro in cui certi personaggi fittizi, che fanno parte dunque dell'universo falso, l'universo della finzione, sono in rapporto per internet con la realtà, con persone della realtà. Dunque è una scena speciale in cui dei personaggi fittizi corrispondono attraverso internet con persone della realtà. E queste persone della realtà li ascoltano, ascoltano che cosa dicono e sentono che queste persone parlano. Tra altre cose, parlano dell'ONU, l'ONU in francese, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in francese sarebbe l'ONU. Allora, sentono ONU, non capiscono che cosa possa dire la parola ONU, non sanno niente della politica, della realtà, non sanno assolutamente niente. E siccome in francese quando si sente l'ONU si capisce l'acqua nuda, ebbene loro
credono che quelle persone della realtà che non conosco sono come marziani per loro, queste, che credono che queste persone parlano di un'acqua che sia nuda. Il che non capiscono, non capiscono affatto che cosa possa voler dire. E scrivono acqua nuda. Allora, bisognava tradurre questo in italiano, quasi impossibile, ma l'abbiamo fatto, l'ha fatto. Paola Brunetta ha pensato di scrivere non l'ONU, ma di scrivere l'UNISCO. E cioè abbiamo qui da una parte l'UNESCO, l'UNESCO, e dall'altra parte una parola che loro, queste gente del mondo fittizio, possono capire. E loro sentono un UNESCO, ma credono di capire unisco, il verbo unire, l'unità. Siamo tutti uniti. Ecco, dunque. A poco, non è esattamente una traduzione, è piuttosto una specie di interpretazione bizzarra, e così si ottiene qualcosa di non uguale al testo francese, ma che può significare più o meno lo stesso. Ecco, è un po' difficile a spiegare, anche perché io parlo male italiano. Allora, dunque, tutto questo, e vorrei aggiungere questo qui, questa cosa qui. Che io, come vedete, parlo male italiano, però sono di origine italiana, sono nato a Tunisi in una famiglia italiana, in una piccola collettività di italiani che erano lì in Tunisia. E dall'età di 0 a 5 anni parlavo unicamente l'italiano, non sapevo una parola di francese. Ho imparato il francese a scuola, a partire dall'età di 5 anni. La prima volta che sono andato a scuola sono tornato a casa piangendo perché dicevo non capisco niente, parlano francese, non so cosa vuol dire. All'origine ero unicamente capace di parlare questa lingua materna che era per me l'italiano. E poi i miei nonni che parlavano l'italiano sono morti, intorno a noi tutto è cambiato, c'è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, e a poco, a causa, intorno, i miei amici e tutto questo, parlavamo soltanto francese. Ho dimenticato la mia lingua materna, dimenticato. L'ho rimparata poi a scuola, un po'. A scuola non si impara molto bene. L'ho imparata un po' meglio dopo all'università. Sono diventato professore di italiano, ho voluto diventare professore di italiano, per me era importantissimo. E adesso che sono vecchio, non lavoro più, sono pensionato e la lingua italiana di nuovo se ne va, la dimentico, non so più parlarla, sapevo parlarla 15 anni fa e adesso non so più parlarla, è così, più o meno. È per questo che per me l'apparizione di questo primo libro scritto da me in francese, tradotto nella lingua che io amo molto, l'apparizione di questo libro per me è commozionante, è molto importante per me, è di un'importanza enorme per me. E tanto più enorme che ogni volta che vado in teatro, perché non sono soltanto scrittore, non sono soltanto qualcuno che scrive dei libri in francese, ma ho fatto anche dei film, ho presentato dei miei, spesso, parecchie volte, ho presentato in Italia dei film che ho fatto, li avevo anche presentati in Francia e ho visto che la mia sensibilità nei film che faccio e anche nel modo in cui li presento, la mia sensibilità conviene alla popolazione italiana, al pubblico italiano, mi sentono, mi capiscono molto più di qui in Francia. Dunque mi sento più vicino alla sensibilità italiana piuttosto che a quella francese. Per tutte queste ragioni, dunque, per me l'apparizione di questo libro. Qui è in francese, qui è in italiano. L'apparizione di questo libro è molto importante.